Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi vedere come si fa una cella di lievitazione ferma biga. Quindi, cosa vuol dire ferma biga? Non solo una cella di lievitazione che fa caldo, ma anche che fa freddo. Quindi, se noi dobbiamo andare a fare delle bighe, quindi che ci serve una temperatura intorno costante, intorno ai 18 gradi, oppure ci serve l'utilizzo del freddo o l'utilizzo del caldo in base a quello che ci serve. Con una cella riusciamo a fare tutto e lo facciamo artigianalmente in casa. Allora, voi con lo stesso metodo potete fare anche soltanto una cella di lievitazione, quindi una cella solo che farà caldo, che vi servirà per le stagioni invernali quando la temperatura non riesce ad arrivare a certi gradi. Invece, per quanto riguarda le stagioni estive, che magari abbiamo bisogno di temperature più basse, oppure come dicevo prima, per gestire il lievito madre o per gestire delle bighe o il polish, abbiamo bisogno di determinate temperature fisse. Allora, è molto semplice fare una cella di ferma biga, di lievitazione. Innanzitutto, se vogliamo fare solo cella di lievitazione, ci basta un armadietto qualsiasi, magari possibilmente anche con uno sportellino in vetro, un termostato ed una serpentina. Come quelle dei rettilari, quindi una serpentina che riscalda. E poi, se volete farla bella, all'interno io ho messo un piccolo deumidificatore portatile che mi farà il vapore e l'umidità necessaria per il nostro impasto. Come potete vedere all'interno, quindi cosa ho fatto? Ho preso questa serpentina con delle fascette, l'ho attaccata in tutta la rete. La sondina del termostato che mi misura la temperatura e ho usato una cantinetta frigo dei vini. L'ho trovata in offerta, costava molto poco e l'ho acquistata. Quindi, come abbiamo detto, fare una cella di lievitazione è molto semplice: termostato, armadietto e una serpentina che potete attaccare con delle fascette. E la cella di lievitazione è fatta praticamente. Impostate col termostato la temperatura calda che volete e quella è il suo utilizzo. Va benissimo d'inverno. Se invece totale del costo all'incirca, se mettete un 38 euro il termostato, un'altra quindicina di euro la serpentina, l'armadietto lo trovate in casa oppure lo andate a comprare, comunque con 60-70 euro vi siete fatti la vostra cella di lievitazione. Invece, se volete fare una ferma biga, vi serve o un frigo o una cantinetta dei vini. Meglio la cantinetta dei vini perché già da sola quella arriva ai 18 gradi, quindi il termostato lo usiamo di meno. Una cantinetta dei vini, termostato con le due prese per il caldo e per il freddo, quindi in base alla temperatura che vorremmo avere, il termostato azionerà o il caldo o il freddo. E un umidificatore per creare l'umidità all'interno, ma quello è un surplus in più ancora, proprio per renderla ancora più professionale. Per quanto riguarda invece la realizzazione di un fermabiga, dovete quindi mettere in più il costo della cantinetta frigo. Molto semplice la funzione del termostato, visto che l'ho messo qua in cima. Questa è la temperatura reale all'interno della cantinetta e questa è la temperatura che ho impostato. Adesso sto andando al caldo, se ho bisogno del freddo, resetto e si attiva la cantinetta. Ho fatto passare i fili qua lateralmente, non c'è stato bisogno di fare buchi né niente perché comunque c'è una gommina intorno ed ecco l'interno. Come vedete, ho collegato tutta questa fila di serpentina con delle fascette e poi se voglio avere l'umidità, come potete vedere, eccola qua. Guardate che figata. Spero che questo video sulla realizzazione della cantinetta vi sia stato utile e se vi piacciono questi video qua, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Poi se volete anche iscrivervi ai social miei, meglio ancora, Instagram, Facebook, mauro.pizza. Ciao al prossimo video!